Salve a tutti amici di TV6, il mio nome è Giovanni Granati e tramite questa rubrica vi farò vedere l'Abruzzo come non l'avete mai visto. Tra storia, cultura e tradizioni visiteremo dei panorami e degli scenari veramente unici nel loro genere, come solo la Regione Verde d'Italia può offrire. E lo farete con i miei occhi, gli occhi di un vero wildman. Seguitemi! E incominciamo subito da uno dei borghi più belli d'Italia, Civitella del Tronto, e lo facciamo con un ospite d'onore. Il suo nome è Riccardo De Dominicis ed è il vice sindaco di questo straordinario paese. Ciao Riccardo, come stai? Ciao Giovanni, benissimo. Senti, dimmi un po', che cosa possiamo offrire in questo paese per quanto riguarda il turismo? Civitella possiamo offrire di tutto per quello che riguarda il turismo, che va dalla cultura a quello che è le esperienze naturalistiche delle gole del Salinello. Ovviamente il nostro bellissimo borgo è uno dei borghi più belli d'Italia e come dico spesso è il borgo più bello d'Italia, quindi facciamo parte del club, però con a cappello di tutto questo la fortezza più grande d'Europa. Certamente. È un plus che penso che pochissimi possano invidiarci, in tantissimi possano invidiarci. Tra l'altro in fortezza ci sono anch'io con le passeggiate wild che poi più tardi vedrete. Eccomi qua, mi sono spostato in un altro luogo simbolo di questo paese, la Ruetta, e mi trovo con Alan che tra l'altro è guida della fortezza e ci accompagnerà in fortezza per scoprire questo monumento storico importantissimo non solo in Abruzzo ma in tutta Italia, perché mi ricordo che il monumento storico più grande, una fortezza più grande d'Italia, è la seconda in Europa. Alan Anatori, ciao a tutti, buongiorno, come stai, tutto bene? Tutto bene. Parlaci un po' della Ruetta. Allora, la Ruetta è una delle strade, la più stretta del paese di Civitella del Tronto, ma anche al primato di essere la via più stretta d'Italia. Il suo passaggio più stretto è di solo 38 cm e questa aveva un'importanza storica nonché strategica, appunto serviva per far disperdere le truppe nemiche quando arrivavano in gran numero. Quindi tutte le vie del paese sono di questa conformazione molto stretta per non far sì che tutti potessero arrivare, le truppe arrivare insieme all'interno della fortezza. Quindi andiamo? Ci proviamo? Sì, ci andiamo. Proviamo. Passi prima te che... Vado, vediamo se ci entriamo un po'. Se rimango incastrato. Seguimi Giovanni. Arrivo. È veramente, veramente molto stretta, E questo punto più stretto? Questo è il punto più stretto? Eccolo qua. Bravo Alan, ci sei passato. Provo anch'io. Alan, dove mi stai portando adesso? Adesso ti sto portando in uno dei musei di Civitella del Tronto, che è il Museo Nino. Guardate che fantastica questa statua. Questa è la statua dedicata al generale Matteo Wade. Francesco I, re delle due Sicilie. Bellissima. Andiamo, va. Eccoci qua, Museo Nina. Buongiorno signora. Il Museo Nina è praticamente un punto di raccolta di tutti i reperti che sono stati presi dalle case
antiche di Civitella del Tronto e racchiuse in questo spazio, in questo museo. Ci sono dei reperti che vanno dal 700, quindi antichissimi, e parliamo di vestiti, abiti d'epoca, un po' di tutto, veramente incredibile. È un punto che vale la pena visitare. Tra i tanti vestiti me ne è saltato subito uno all'occhio perché mi sembra che questi siano dei pianeti. Ah sì, sono Saturni, piccoli Saturni, invece che palline, righe come negli altri, abbiamo a che fare con dei piccoli pianeti. Perché? Ma perché le seterie di San Leucio erano, volute da Carlo III di Borbone, erano fantastiche, oltre a essere un quartiere proprio di setaioli con le loro famiglie, eccetera, ma erano anche, risentivano dell'università, della cultura che c'era in quel momento a Napoli, per cui abbiamo dei bellissimi libri di agricoltura, di astronomia, eccetera, eccetera, tutti con le illustrazioni su fogli ripiegati dentro i libri, grandi, da cui questi copiavano, potevano copiare motivi ornamentali, in modo che si cambiava ed era più bello, tutto seta su seta, oppure velluto di seta su seta. Gli abiti sono di una bellezza stravolgente, sono stati tenuti proprio perché le persone a un certo punto, non potendo più portarli, o perché venivano a mancare da giovani, o perché, stata l'unità d'Italia, o perché morivano, semplicemente, certo, venivano a mancare giovani, allora questi abiti sono rimasti, ma è la bellezza del materiale, perché è tutto materiale trovato, fatto in queste seterie, e anche tessuto da loro, in questa cittadina che si chiamava San Leucio, da cui venivano tutte le sete. Ecco qua, siamo arrivati alle pendici della fortezza di Civitella del Tronto, dove si trova il Parco Avventura, e mi trovo qui adesso con Riccardo Novelli, che è uno dei due gestori del Parco Avventura. Riccardo, che cosa offrite in questo posto? Allora, in questo posto ci troviamo proprio a ridosso della fortezza borbonica che sovrasta Civitella. È un luogo, un parco avventura dove a partire dai 3 anni fino a 99 anni ci si può cimentare in varie attrazioni tra le chiome degli alberi. Abbiamo percorsi differenti per varie età, quindi si parte dai bambini piccolissimi di 3 anni, che possono trovare divertimento già a varie altezze da terra. Abbiamo delle lunghissime tirolesi dove i bambini un po' più grandicelli, ma anche i ragazzi adulti, possono sperimentare l'adrenalina. Il posto è meraviglioso, abbiamo un'area picnic dove potersi intrattenere per l'intera giornata. Si può venire liberamente, l'importante è che ci portiamo la mascherina e i guanti, chi non li ha li può acquistare qui nel posto. Noi vi aspettiamo, abbiamo ricominciato, siamo più carichi di prima e il divertimento è sempre assicurato. E quindi adesso lo sperimenterò io, questo divertimento. Andiamo! Ragazzi, è spettacolare, guardate che bello! Ci siamo, ragazzi, la parte con la zipline. Pronti? 1, 2, 3 e andiamo! Woohoo! Eccoli, arrivati! Bellissimo! Eccoci qua, stiamo entrando finalmente nella fortezza più grande d'Italia, la fortezza di Civitella del Tronto, ultimo baluardo borbonico del Regno delle Due Sicilie. Alan, come vi ho detto prima, è una delle guide storiche della fortezza, quindi magari se ci vuoi dare qualche perla di saggezza, Alan. Allora, come ci ha detto già Giovanni, ci ha fatto una bella introduzione, oltre ad avere
il primato di essere la fortezza più grande d'Italia, oltre 25.000 metri quadrati, e è stata anche l'ultima fortezza ad arrendersi nell'ultimo assedio del 1861, ed è stata l'ultima fortezza ad andare a far parte del territorio d'Italia. Questa è la prima piazza e la fortezza è sviluppata su tre livelli. Per quale motivo? Per un sistema difensivo più efficace. Questa è la prima, è divisa in tre livelli e appunto per sempre una strategia difensiva. Ma questa fortezza quando è stata espugnata? Quando è che è crollata? Allora, è crollata il 20 marzo del 1861 a causa dell'esercito piemontese e ben tre giorni dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia. Pensate quindi che importanza ha questa fortezza per l'Italia intera, monumento storico più visitato d'Abruzzo. Entriamo. Andiamo, i tre livelli si sentono anche sulle gambe. Stiamo passando dal primo al secondo livello. Eccoci qua, guardate che bello. Questi dovrebbero essere gli alloggiamenti, se non sbaglio. Qui si chiama Alagos, ed è un gir sacro, un falcone. Insieme con lui adesso vedremo la fortezza dall'alto, quindi avrete la possibilità di volare insieme con il falco. Intanto andiamo a scoprire i luoghi nascosti di questa bellissima fortezza. Guardate qua il panificio, qui i soldati facevano il pane, ancora è tutto conservato benissimo. Anche una stanza del soldato rifatta dai membri della fortezza riproduce perfettamente come era fatta una stanza di un soldato. Naturalmente questo era un soldato probabilmente con qualche grado, perché altrimenti i soldati semplici vivevano praticamente tutti dentro una stanza con grandi numeri di persone all'interno. Questa pavimentazione è la pavimentazione originale della fortezza borbonica. Signori, vi sto portando in uno dei posti che amo di più di questa fortezza. Guardate che bello. Alan, ma qua vedo che addirittura ci sono i bagni dell'epoca. Eh sì, già nel 1500, nella metà del 1500, cioè l'anno di origine della fortezza, già erano presenti i bagni e quindi un'antica rete fognaria. In realtà non erano solo due per 500 unità che ospitavano la fortezza al proprio interno, ma erano una decina lungo tutto il perimetro di questa stanza. Comunque sempre una decina per 500 persone. Per 500 persone. Quindi immaginate... Privacy veramente zero. Ora siamo passati sulle stanze dei soldati, abbiamo visto i bagni, abbiamo visto i forni. Questa che cos'è adesso? Siamo anche entrati all'interno, queste erano le stalle e all'interno ospitavano asini e muli, ma non cavalli. L'asino e il mulo era fondamentale per la fortezza, soprattutto per il trasporto di viveri e tutti i rifornimenti di armi che occorrevano per l'interno della fortezza. Siamo finalmente arrivati nella parte moderna, la parte con il camminatoio. Guardate ora che vista incredibile ed eccezionale ha questa fortezza. Praticamente abbiamo davanti a noi i Monti Gemelli e in mezzo ai Monti Gemelli ci sono le gole del Salinello, che a breve, anzi subito dopo la fortezza, vi porterò a visitare. Guardate che bello. Stiamo a circa 500 metri dal suolo e abbiamo un panorama a 360 gradi. Si sviluppa tra Abruzzo e Marche, di là ci sono le Marche. Questo è l'Abruzzo con il Foltrone, Monte Piselli,
giù in fondo non si vedono purtroppo, ma c'è tutta la catena del Gran Sasso e poi di qua la splendida costa adriatica con Tortoreto, Giulianova, Alba Adriatica ed il paese di Civitella del Tronto. Alan, abbiamo finito il nostro giro in fortezza? Quasi finito. Adesso siamo sul camminamento di ronda, molto importante all'epoca appunto per il controllo di tutto ciò che avveniva al di fuori di queste mura. Subito dopo la fortezza andrò alle gole del Savinello e vi farò vedere un diamante d'Abruzzo. Veramente incredibile. C'è anche la possibilità per i più coraggiosi di farsi il bagno. Per i più coraggiosi, perché l'acqua è veramente veramente fredda, visto che arriva direttamente dalla fonte. Mi trovo lungo il sentiero per arrivare alle gole del Savinello e la natura qui è ancora veramente molto selvaggia, se non che guardate qua, qualcuno ha il coraggio di buttare la plastica in pieno parco nazionale. Io lo conservo, me lo porto e lo butterò più tardi. Mi raccomando a tutti voi, se fate queste escursioni, per favore cercate di non sporcare questi ambienti che ancora rimangono intatti. Siate solo degli ospiti. Guardate che panorama mozzafiato, bellissimo. Il nostro primo step si trova sull'eremo di San Michele Arcangelo, che si trova proprio all'inizio di questo percorso naturalistico che dà poi alle gole del Savinello. Guardate la roccia, una roccia molto particolare, presumo sedimentaria. Guardate qua l'ingresso all'eremo, scavato nella roccia. Guardate la perfezione della natura, che bellezza. Ma purtroppo non sono fortunato, ho trovato chiuso, ma vi consiglio, se venite a visitare le gole del Savinello, di contattare qualcuno dal comune proprio per riuscire comunque a entrare a vedere questo eremo. All'interno dell'eremo, tra l'altro, c'è un'antigrotta visitabile attraverso le guide speleologiche, che contiene una grandissima colonia di pipistrelli ed è una delle 60 grotte abruzzesi. La più famosa, naturalmente, la conoscete tutti, e sono le grotte di Stiffe. Il rumore della cascata del Caccamo ci preannuncia che siamo molto molto vicini all'acqua e quindi alle cascate delle gole del Savinello. Eccoci qua, la cascata del Caccamo. Si trova proprio alle mie spalle, mi trovo al di sopra di questa cascata. Il rumore dell'acqua mi fa capire quanto è profondo, quanto è alta questa cascata. Deve essere all'incirca 5-6 metri. Continuiamo il percorso tra una vegetazione molto fitta, il ruscello che costeggia la strada principale. Possiamo continuare, il percorso è molto lungo, io mi fermerò ai primi vasconi perché penso che sia riduttivo concentrare tutta l'esperienza delle gole del Savinello all'interno di un'unica puntata. Sto in silenzio ora perché in questo punto più volte sono riuscito ad avvistare cinghiali ed altri animali selvatici locali. È sempre una bella emozione poter avvistare qualche animale selvatico. Mi raccomando a tutti, se vi dovesse capitare una cosa del genere, rimanete fermi e non disturbate assolutamente le specie selvatiche. Qui le gole
lentamente si stanno stringendo e danno spazio a queste mini cascate che creano queste, diciamo, grandi vasche dove è possibile farsi il bagno, naturalmente per i più coraggiosi, perché l'acqua è relativamente fredda. Dicevo, per i più coraggiosi, il freddo, wow. Bene, io direi che dopo questo breve ma intenso bagno in uno dei vasconi delle gole del Salinello ci possiamo salutare e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!